noche de esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Buonasera e bentrovati a questo secondo appuntamento di Estate sull'altro lungomare. Questa sera abbiamo iniziato l'insegna della musica, di quella che è la tradizione popolare della nostra terra. E proprio parlando della nostra terra, questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi, ospite della nostra trasmissione, ospite di Diamante, l'assessore Rosaria Succurro. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuta a Diamante. L'assessore alla comunicazione, turismo e marketing territoriale del comune di Cosenza con la giunta Acchiuto, la seconda candidatura, perché sono già due giunte che lei ha il piacere di rappresentare il comune di Cosenza. Ecco, ci siamo dette che dobbiamo darci del tu, eh? Sì, va bene. Ok, allora con piacere ti do del tu, Rosaria. Rosaria, io ho avuto un po' il piacere di leggere un po' la tua biografia, è davvero da ammirare come
oggi davvero le donne con grande carattere, grande forza e tenacia riescono a farsi valere. È davvero un piacere, davvero, Rosaria. E soprattutto ho visto come hai fatto crescere a livello di marketing, di comunicazione, la città di Cosenza, con molte attività che hanno permesso di conoscere la nostra terra oltre i confini territoriali. Ecco, Rosaria, come hai fatto? Beh, intanto grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori e grazie a te naturalmente di avermi voluto qui. Cosenza è una città bella, è una città che ha storia, arte, cultura, è una città che ha avuto necessità negli anni anche di acquisire maggiore consapevolezza della sua bellezza. Questo lo abbiamo fatto da un punto di vista amministrativo grazie all'attività svolta in primis dal sindaco Mario Occhiuto e dalla sua squadra, di cui mi onoro di far parte fin dal 2011. Lo abbiamo fatto intanto con amore, con passione, con dedizione, ma soprattutto con azioni concrete, perché la politica è la politica del fare, è quella che non conosce orari, non conosce giorni di lavoro, conosce soltanto la voglia di vedere una città sempre più bella, una città sempre più attrattiva, una città dove i turisti oggi sono quotidianamente presenti. Abbiamo valorizzato tutto ciò che di bello aveva e abbiamo creato anche degli spazi nuovi, delle nuove possibilità di incontro, quindi delle nuove piazze. Ecco, a proposito di piazza, Rosaria, io ho letto una innovazione bellissima, quella che i turisti, chiunque passa dal Piazza Bilotti, che ormai è un museo a cielo aperto, ha la possibilità di informarsi direttamente con i QR code sulla cultura che hanno di fronte. Abbiamo investito molto sulla comunicazione perché è importante che un luogo abbia delle bellezze ma che siano anche facilmente comunicate poi al turista. Attraverso il QR code, passeggiando lungo il Corso Mazzini, dove è collocato il MAB, quindi queste splendide opere, tra l'altro il MAB è quasi un'eccellenza a livello europeo, queste opere di grandissimi artisti, col QR code tranquillamente si possono avere tutte le informazioni relative alle sculture. Questo consente al turista non solo di muoversi accompagnato dalle guide a piedi o sul bus scoperto, ma anche di conoscere la città in autonomia. Abbiamo anche due punti informativi turistici che forniscono tutte le informazioni sulla città e poi Cosenza si può davvero visitare a piedi, ma per chi volesse farlo in bus abbiamo anche la circolare dei musei che consente di poter visitare tutti i luoghi attrattivi della città, quindi raggiungendoli proprio col bus, con la circolare veloce. Benissimo. E con l'importanza dell'Unical, quindi dei giovani, che cosa offre Cosenza a coloro che la frequentano tutto l'anno? Beh, Cosenza fa parte di un'area urbana molto vasta che comprende proprio Corrente, dove ha sede l'università con i suoi oltre 40.000 studenti, Castro Libero, Montalto. Diciamo che ecco, Cosenza poi rappresenta il baricentro, culturalmente offre tanti luoghi culturali, a partire dai teatri con delle stagioni, la stagione lirica, la stagione di teatro, la stagione di prosa, una stagione anche di teatro contemporaneo. Ma poi abbiamo sempre concerti, iniziative, presentazioni di libri. Diciamo che da un punto di vista culturale, anche grazie alla presenza di molte associazioni presenti sul territorio, è sempre molto attiva. E poi tanti locali per giovani. Molta movida nel centro storico, mi ricordo anche io da giovane universitaria lì a Cosenza, centro storico di Cosenza, bellissimo. Un centro storico molto bello che ancora stiamo valorizzando. È proprio di qualche giorno fa la decisione del sindaco di creare una ZTL, proprio perché ogni luogo meglio si visita se lo si fa a piedi, e quindi l'idea era quello, ecco, di chiuderlo al traffico veicolare e consentire invece la possibilità di viverlo direttamente. Qualche settimana fa dei grandi eventi legati alla stagione di invasioni hanno riempito il centro storico veramente di tanti giovani ma anche di tante famiglie. Benissimo. Io ho letto anche che di recente c'è stato il primo festival bandistico della città di Cosenza.
abbiamo voluto, Cosenza non ha una tradizione bandistica, però ci siamo resi conto che sul territorio erano tante e molte le bande musicali, abbiamo pensato di raccoglierle tutte insieme e quasi in coincidenza con la prima nascita della prima banda della città di Cosenza le abbiamo volute raccogliere. Hanno risposto ben oltre 13 bande musicali provenienti dal territorio, che per la prima edizione è un numero straordinario. Abbiamo inteso chiamare questa iniziativa il Ponte che suona, tant'è che abbiamo voluto far partire le bande proprio dal Ponte di Calatrava, al Ponte di San Francesco di recente inaugurazione, far transitare su Corso Mazzini e arrivare a Piazza Bilotti, dove si sono esibite singolarmente, poi un momento finale, devo dire molto bello, molto suggestivo, e in quel caso ha attirato tantissimo le famiglie. Bene Rosaria, progetti futuri per Cosenza? Stiamo lavorando molto sul turismo, fra qualche giorno presenteremo il portale turistico della città di Cosenza, che offrirà tante informazioni utili ai turisti, legati non solo all'accoglienza, cosa vedere, dove poter andare, l'ospitalità, il gusto, gli itinerari. I dati turistici sono assolutamente positivi, abbiamo un incremento delle presenze, questo ha favorito anche la nascita di molti B&B, di molte attività legate al discorso turistico, quindi la nascita dei negozi di souvenir, di artigianato, molti locali. Presenteremo anche fra qualche giorno una mappa turistica che abbiamo voluto creare mappando la città in tutti i dettagli, questo per offrire sempre maggiori servizi non solo ai cittadini ma anche ai turisti, perché noi siamo convinti che Cosenza è sì bella, ma dobbiamo aprirci, allargarci e soprattutto affiancarci a quelle che sono le curiosità sempre crescenti dei tanti cittadini e turisti. Grazie Rosaria, grazie davvero per l'impegno e l'amore e la passione che ci mette nelle sue attività per la nostra provincia. Grazie ancora per aver partecipato nella nostra trasmissione, magari arrivederci, ci vedremo chissà forse tra le spiagge del nostro paese. Beh, come no, perché poi il bello è proprio questo, dare attenzione ad una città quale Cosenza, ma dire anche ai cittadini cosentini e ai tanti turisti che sono a Cosenza di visitare anche le nostre spiagge, fra cui quella di Diamante, molto bella. Grazie e buona estate anche qui a Diamante. Grazie Rosaria, grazie. La vecchia voce sempre su chi canto, però stavo da gioia retta mia, non ti priari tanto, ti dico che ti insura, chitarra sei che si rinata nuova, Filomena, bambinetta di viola, tu lo sai cantata giù. Filomena, Filomena, lo capisci sto latino, visto tanto cipronino, dell'albero sull'alla, tutti si fontanelli sussicati, e si sono detti messi a parermi di, però ti danno i mezzi insuccarati. Vano per la vendigna, puntalo alla Madonna, caro chino e sullo che la colonna. Filomena, Filomena, ora ci metti le cose, la zia la tavola, frullallero, frullalla. Filomena, 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 oi chi spazza che le chio, con le acque costruire, sulla nero, sulla la, con le cante, con le adore, con le lezioni.
i vestiti, voglio all'ubrigatino sulla vera sulla là. Complimenti, complimenti davvero, vi li presentiamo dopo aver ascoltato questa bellissima musica popolare che davvero fa tremare il sangue nelle vene, eh? Davvero complimenti, bravi, i Gualani del Pollino. Vicino a me c'è Pippo Infante, Gianluca Rovitti che è fondatore di Siamo Calabresi e ne siamo fieri, e Giuseppe Oberto che è cofondatore del gruppo i Gualani del Pollino. Allora la parola al signor Pippo. Pippo, innanzitutto complimenti davvero, perché questo nome, come nasce il vostro gruppo? Allora, innanzitutto i Gualani fa parte di un percorso di studio, io sono un ricercatore, lavoro con i conservatori e dirigo l'Accademia dei Bardi di Castrovillari, e da qui è nato questo progetto di musica popolare a volere di due grandi amici, Luigi Stabile e Carlo Pellicano, quale mi hanno introdotto, e poi io con il mio centro di ricerche musicale appoggiato al centro studi di ricerca napoletano del Conservatorio San Pietro Maiello ho dato vita, diciamo, a questo percorso di studio. Noi prendiamo quello che è la musica popolare di un po' di tutto il vecchio regno delle due Sicilie, quindi partiamo dalla musica molisana, abruzzese, fino a quella siciliana, quella salentina, pugliese, calabrese chiaramente, perché noi siamo calabresi, e la portiamo cercando delle sonorità. Alcune musiche cerchiamo di dare delle sonorità un po' più popolari, altre cerchiamo di fonderle con quelle che sono alcune volte anche le musicalità afro-cubane, afroamericane, quindi jazz, blues. Per esempio il brano che abbiamo fatto prima, il primo era un brano popolare della tradizione castrovillarese riarrangiato un po' a bossa nova, infatti chi lo conosce popolarmente difficilmente riesce a riconoscerlo. Questo modo di ricerca è non per dimenticare le origini, ma per far sì che anche le nuove generazioni riescano ad appassionarsi, conoscere il vecchio per conservarlo, però studiare il nuovo per aggiungerlo al vecchio. È un po' come quando si fa la pizza, no? Certo. Si cercano gli impasti particolari per far sì che venga... Però l'impasto originale resta sempre quello. Mi ha tolto le parole dalla bocca. Però cerchiamo di fare questi... Noi lavoriamo a tutto tondo sulla musica popolare, sulla musica partenopea. Prima mi ha anticipato una domanda. Quando è difficile avvicinare il giovane di oggi, oramai dipendente da tecnologia, dai network, dai social, quanto è difficile? Perché secondo me davvero io guardo i miei figli e dico quanto è difficile anche oggi catturare in loro un po' di fantasia. Quindi immaginiamo quanto è difficile accostarli a quello che è la tradizione. Guardi, io sono un insegnante di musica, insegno nelle scuole medie e collaboro con i conservatori, e le posso dire che è una difficoltà immane quando stai fuori, quando vedi questi giovani buttati lì con i telefonini, quando stanno in classe fingendo di appassionarti tu a quello che è il loro mondo, almeno io faccio così con i miei alunni, ti rendi conto che sono loro poi ad usare le nuove tecnologie, che magari io ho 40 anni, però molte tecnologie non le so usare, non le voglio usare, però con questa scusa sono loro a far vedere a te quali sono. Le faccio un esempio banale: purtroppo non insegno nella mia terra, perché insegno nel Casertano, e lì hanno una tradizione simile alla nostra con i falò di Sant'Antonio e di San Francesco, che erano quelli che allontanavano il mare, no? Per propizio la fine dell'inverno. Io conoscevo la mia tradizione, non conoscevo la loro, e un giorno gli ho chiesto di aiutarmi a conoscere. Loro con i loro attrezzi multimediali, tecnologici, gli iPhone, io vi faccio vedere il mio, un telefono che non si può guardare, loro grazie a quello, con i miei insegnamenti, però mi sono messo dalla parte dell'alunno, no, loro erano gli insegnanti, hanno voluto farmi conoscere le loro tradizioni, che poi sono simili alle nostre, ed è venuto fuori un lavoro bellissimo, e loro si sono appassionati, e anche nel corso degli anni, sono ormai 6 anni che sono lì, nel corso mi chiedono: professore, come si fa per esempio la trasumanza sul pollino? Cioè, io vi dico quella, però voi spiegatemi come si fa quella sul matese. Però bisogna sapere
Rentrare, bisogna parlare il nuovo linguaggio, certo, con le nuove, certo, generazioni. Certo. Se ci si ferma e ci si fossilizza alle vecchie sonorità, che sono perfette, però ecco, noi mettiamo il nuovo con il vecchio proprio per far sì che si fondano insieme. Bene. So che magari chi è che ha una certa non lo può fare, però se vuoi ragionare con i ragazzi, posso garantirle che il risultato è ottimo. Ottimissimo, veramente. Bene, davvero bene. Ottimo. Ci fa piacere, ci fa piacere. Bene, io adesso mi avvicino anche al cofondatore. Abbiamo detto che anche lei, anche tu, dai, ci diamo del tu perché siamo coetanei, dai, anche tu hai partecipato alla fondazione di questo bellissimo gruppo. Ecco, tu da giovane come ti sei appassionato a questa musica popolare? Bah, diciamo che praticavo i gruppi folcloristici, quindi comunque ero già da piccolo che praticavo questa musica tradizionale, e poi mi hanno invogliato loro, il Pippo più gli altri fondatori, ad entrare in questo gruppo come fisarmonicista, e pian piano ti sei appassionato più di prima. Appassionato più di prima. Bene, diciamo. Bene, bene. Un saluto a tutti gli amici di Tele Diamante e di Diamante in questo momento dove ci troviamo. Saluto tutti, mi ha fatto piacere venire in questo paese. Dai, speriamo di incontrarci in qualche altro vostro percorso, eh? Benissimo, va, sono bene, d'accordo con lei. Bene, bene, bene. E adesso invece io voglio, sono curiosa di andare da lui. Siamo calabresi. E ne siamo fieri. Perfetto. E questo, da qui sì, non ci schioda nessuno, vero? Sì. Ecco, come nasce questo? Allora, questa pagina nasce per scherzo, per puro caso. E poi nell'arco degli anni, nel gennaio del 2010... un gruppo di, diciamo, di amici di Reggio e di altre parti, di cammarate nelle zone dove sto io, hanno deciso di far diventare questa pagina un'associazione non profit. Ah, a scopo di non a scopo di lucro. E da lì sono venute tante pagine in gemellaggio, che salutiamo a tutti, a cui andiamo un saluto anche Spazio Folk di Morena Monaldi, Antonio Sac, Debbie e tutto il suo staff, e spero che non dimentico a qualcun altro, saluto anche Calabria Sona, che ci ha dato l'opportunità di fare lo sponsor di Ciccio Nucera e tutti gli altri, perché sono grandi amici, quindi il zio Ciccio Nucera ci ha dato questa opportunità di mettere questo canale su YouTube, delle sue tour. E noi siamo le vecchie leve, cioè le vecchie leve, i giovani e le vecchie leve, e cerchiamo di recuperare in questo canale le nostre tradizioni, diciamo, anche altre persone a riguardo. Bene, bene, complimenti, complimenti. Come diceva il professore prima, questo il vecchio e il nuovo, un connubio perfetto per non dimenticare le nostre tradizioni. E salutiamoci con un altro vostro bellissimo brano. Grazie. E ti lamenti, sì che ti lamenti, piglia lo bastone e si lavora i denti. Che ti lamenti, picchiare un bastone e tira fuori i denti. E ti lamenti, che ti lamenti, picchiare un bastone e tira fuori i denti. E ti lamenti, che ti lamenti, picchiare un bastone e tira fuori i denti. E ci dia il signore mio padrone la banda che sta con me, la mia non voglio via soli da sua malata, a vita si stima quella mia. Se io me l'agno ci vuole e mi ammenazza di ferri di castia, reggio mia, oddio, mo ti prego chi sta male a razza, oppure la giovane con mamma mia.
calabaccia, lo spero calabaccia, e ogni che sia, mi mancino a mano, se te la balza, a darlo una facile senza via, io non carria sopra, stanno già sta, già non si fanno caso di guardia. Alla chiesa sta risposta, non ci piace io, a così la cacciamo. Bene, questa puntata di Estate, come avete potuto capire, è incentrata davvero su quelle che sono le nostre tradizioni e continua il viaggio, la nostra passeggiata su questo lungomare. Questa sera è un viaggio proprio a tappe nei percorsi della nostra tradizione. In questo momento, infatti, le nostre bravissime Angela e Graziella, oramai siete le nostre cuoche d'eccezione di Estate sull'altro lungomare, e questa sera ci state preparando degli gnocchi con l'acqua bollente. Acqua bollente, acqua come bollente. Mai? È uno gnocco, diciamo, tipico calabrese che facciamo al nostro paese, a Fagnano Castello. Quindi nella preparazione dell'impasto si mette l'acqua bollente. Solo farina e acqua bollente e un po' di sale. Ok. Quindi si continua poi il procedimento è impastare. Si impasta il tutto con un cucchiaio, perché sennò brucia, perché l'acqua è bollente, quindi non va bene, fin quando si amalgama il tutto. Fin quando si amalgama tutto. Sì. Poi viene steso. Sì, poi viene steso, poi vengono cotti con un bel sughetto di pomodoro, una bella spruzzata di formaggio pecorino, basilico. Tipico mediterraneo, piatto perfetto, mediterraneo. Per chi ama la dieta? Infatti. Però secondo me fanno anche parte della nostra dieta mediterranea. Quindi Angela, abbiamo detto che Graziella adesso ci ha spiegato questo procedimento, adesso continuate a girare finché viene impastato il tutto. Quindi diventa una pasta bella amalgamata. Bella omogenea, e poi la stendete. E poi stendiamo e facciamo gli gnocchi normalmente come si fanno con le patate. Perfetto, quindi poi al ritorno sicuramente li troveremo pronti. Belli conditi. Gustarli. E li potremo gustare. Quindi a fra poco e buon impasto, Infatti per il professore Pagano è il piatto preferito del professore Pagano. Ballare, 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 ballare,
Bye.
Bene amici di Teridiamante, questa puntata di Estate termina qui sull'altro lungomare. Come potete vedere in questo momento la cena è servita, pronta in piatto. La nostra Graziella ha servito rigorosamente tutti questo buonissimo piatto di gnocchetti, particolari perché non sono i classici gnocchetti di patata ma sono gnocchetti fatti con farina e acqua bollente. In questo momento li sta servendo con il formaggio pecorino. Quindi, e vi voglio ricordare che questi gnocchetti sono stati cotti in queste pentole che trovate qui nello stand del nostro maestro Umberto, queste le pentole di roccia nera, dove appunto potete vedere che non si è aderito nulla né il sugo e né gli gnocchi, vero maestro Umberto? È questa, cioè che riusciamo a far mangiare, guardate quante persone, e senza avere il problema che si possa attaccare nulla. Infatti ho ricordato che tutto questo ben di Dio è stato cotto sulle sue pentole che potete trovare qui sullo stand del maestro Umberto, che noi vi verremo a trovare per fare sempre la nostra trasmissione, ok? Ok, un saluto a Telediamante e a tutti i villeggianti, augurandogli una buona estate. Grazie, grazie, alla prossima, anche a voi alla prossima amici. Dai, ho visto la fontana in lavare, alla prigella di costruggi scuri, quando i muri fatti costruibili, hai arruccato io i
noche de esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos.